Radiomachia. I programmi culturali delle televisioni italiane si incontrano a Castel San Pietro Terme. Ma è la cultura che fa male alla TV oppure è la TV che fa male alla cultura? Io credo che Videomachia non sia soltanto, oppure non sia senz'altro, un fatto di TV intelligente, ma di TV ingegnosa, di TV che parte da quello che è un fatto particolarmente legato alla realtà locale e che poi va anche al di là. In che senso va al di là? Si dice che in Europa, nell'Europa occidentale, vengono consumati ogni anno oltre 125.000 ore di audiovisivi. Ebbene, di queste 125.000 ore di audiovisivi, soltanto 20.000 ore sono prodotte dalla realtà europea. Ora, non si può pensare che questa produzione sia soltanto legata alle grandi industrie, ma anche all'artigianato. Le TV locali sono un importante momento anche da questo punto artigianale e professionale. Insomma, un'idea, un progetto, una città pilota, una TV WF. Ma quando è che un programma culturale può considerarsi riuscito? Ma io credo che non si possa far finta che non esiste l'ascolto. Quelli che dicono io non faccio i programmi per l'audience sbagliano, perché i programmi vanno fatti anche per essere ascoltati, no? Che comunicazione è? Non si deve correre dietro al grandissimo ascolto, ma a un buon ascolto di tenuta sì, no? Tanto vale farle ai citofoni le trasmissioni. Quindi è la strada di mezzo che sta fra una qualità, non eccellenza, però una qualità e un ascolto. Ecco, questa professionalità sommersa secondo lei come va aiutata? Va aiutata anche con situazioni come Videomachia, cioè va aiutata con un lavoro di emersione, con un lavoro di ripescaggio, con un lavoro di proposta, con un lavoro di ufficializzazione. Ecco, la parola è l'ufficializzazione. È proprio necessario creare una sorta di recinto, di oasi protetta per i programmi culturali in TV? Dunque non è necessario, noi siamo partiti da questo come idea pubblicitaria noi stessi, insomma. È evidente che siccome partivamo dall'idea che la televisione intelligente e la cultura in televisione sono un fatto da difendere, allora ci è venuto quasi spontaneo dire dobbiamo produrre un'ecologia della mente. Per produrre un'ecologia della mente lanciamo l'allarme per il fatto che la televisione sta abbassando di qualità, e allora ecco che viene ovvio dire va bene, come ha fatto mia moglie, facciamo il TVWF della televisione. In realtà la situazione è forse opposta, perché il censimento che abbiamo svolto dimostra che ci sono molti programmi di televisione intelligente. Allora esiste una televisione ingegnosa, ma io mi chiedo, c'è un decalogo della TV? Uno, la televisione, anche se privata, resta sempre la TV. Secondo, la cultura, anche se fa la televisione, anche se fa cultura, resta sempre la TV. Sono convinto che l'indice d'ascolto, quando diventa un destino, vuole dire che fin dal primo momento in cui uno spettacolo si presenta, l'indice d'ascolto determina il futuro di questo, diciamo così, di questo spettacolo che si fa in TV. Ecco, questo è sbagliato secondo me, perché si può tentare di fare maturare un indice d'ascolto con un po' di fiducia, facendo crescere l'ascolto attraverso una prospettiva intelligente, una TV intelligente. Cioè spesse volte succede che la TV intelligente spaesa subito, diciamo, gli spettatori, e di conseguenza si decide che questo determina la chiusura, cioè si decide di chiudere questo spettacolo. Ergo, la TV fa cultura. Se la cultura fa TV, non diamo alla televisione quello che è della televisione, diamole di più. Bisogna dare di più alla TV, nel senso che bisogna cercare di dargli più intelligenza, più cultura, per dire una frase piuttosto banale, ma che non saprei come, diciamo, sostituire.
Ma videomachia o videomachia? Il nome giusto è videomachia. Videomachia ha fatto la sua prima vittima, sono io. Ore e ore di trasmissione, una overdose di televisione. Però sono stanco ma felice, sì, perché conosco le risposte. No, Videomachia non è un quiz, però qualche domanda ce la siamo poste anche noi. Se esiste la televisione intelligente, se esistono veramente queste professionalità sommerse. E credo di avere proprio la risposta. Volete saperla anche voi? No, non posso svelarvelo, sarebbe come rivelare il nome dell'assassino prima della fine del giallo. Però un consiglio ve lo voglio dare. Venite a Videomachia, lo saprete anche voi. Non è facile. La prima cosa che mi viene in mente è che non ho mai passato tanto tempo a guardare dei programmi così interessanti come quelli che sono stati prodotti dalle emittenti private. Molti mi piacerebbe anche poterli riguardare con calma dopo, quando sarà finito tutto, perché adesso forse a vedere tanti programmi viene un po' anche la nausea. E un'altra cosa che mi viene in mente subito, pensando a questo servizio che sto facendo, è che vedere la televisione non insegna a fare la televisione, per cui sarà un effetto terribile. Videomachia, dietro questi programmi, dietro queste trasmissioni, c'è una grande organizzazione, una grande fatica. C'è anche l'ingegno dell'ente locale, la televisione è intelligente, ingegnosa, anche l'ente locale forse lo è. Parliamo di TV Verità o parliamo di TV Sociale? TVWF o TVUSL? Ma... Come dice Beniamino Placido, la televisione è semplice, immediata. Anche un bambino può capirla. Questo è il suo fascino, questo è il suo pericolo. Crediamo di aver capito tutto e intanto restiamo comodi e impotenti a casa nostra. Ma comunque, venite a Videomachia.